nome che risonò nei giorni di epilogo della guerra torna di attualità per l'affare del piccolo tesoro. Villa Belmonte a Giurino di Mezzegra. Qui furono fucilati il 28 aprile 45 Mussolini e la Petacci. Da queste finestre videro sorgere l'ultimo mattino. Gli abitanti del luogo cercano sulle cartine la probabile ubicazione del tesoro. La sua esistenza fu rivelata in punto di morte dall'ufficiale tedesco che guidava la colonna di Mussolini. Forse sono queste le rupi presso la fabbrica di cemento che specchiano nel lago il loro segreto. Si tratta di due gavette che quell'ufficiale e un suo collega riempirono di gioielli, oro e valute tolti da due valigie di Mussolini. Il temporale della storia ha avuto così un'ultima ripresa su questo lago, tra i monti che paiono invece suggerire immagini di quiete.